Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi parliamo di un gioco molto genovese. Parliamo di Mugrugni, un gioco da 3 a 5 giocatori per una durata indicativa dai 90 ai 120 minuti. Il gioco è di Alberto Barbieri, Luigi Cornaglia ed è illustrato da Simone Murgia ed è edito da Demo e La. In questo video vediamo come si gioca, dopodiché vi dirò come sempre che cosa ne penso, per cui dai, tuffiamoci nel gioco! In Mugrugni i giocatori controllano eserciti di cinghiali che combattono tra loro per il controllo di Genova. Il gioco ha alcune regole in comune con il classico gioco Risico, che a sua volta è una rielaborazione dell'internazionale Risk. In questo tutorial partiremo dal presupposto che i giocatori non abbiano mai giocato né a Risico né a Risk. Prima di cominciare, dividete le carte evento, le carte obiettivo e le carte azione, divise per colore, e mischiate ogni mazzetto. Ogni giocatore riceve un set di cinghiali insieme alle carte azione dello stesso colore, che vanno tenute a faccia in giù. Rimettete i cinghiali e le carte azione non utilizzati nella scatola. Piazzate il tabellone al centro del tavolo. Rappresenta la città di Genova ed è divisa in territori, a loro volta raggruppati in zone colorate. Ogni giocatore riceve una carta obiettivo scelta casualmente e che dovrà essere tenuta segreta. La carta indica in rosso i territori che il giocatore dovrà controllare per vincere. Se ce la farà, la partita finirà immediatamente. Le carte obiettivo non assegnate vanno rimesse nella scatola. Piazzate il mazzo di carte evento in questo spazio a faccia in giù. Determinate il primo giocatore con un lancio di dado. Chi ottiene il punteggio più alto giocherà per primo. Gli altri seguiranno in senso orario. In caso di pareggio, i giocatori in parità dovranno ripetere il tiro. A questo punto siete pronti a mettere i primi cinghiali sul tabellone. Ogni giocatore prende dalla sua bustina una dotazione iniziale di cinghiali che dipende dal numero di giocatori. 35 cinghiali a testa se giocate in 3, 30 cinghiali a testa se si gioca in 4 e 25 cinghiali a testa se si gioca in 5. Ogni giocatore lascia gli altri cinghiali in una riserva e pesca due carte azione dal suo mazzo, tenendole segrete. Queste carte potranno essere usate nel corso della partita per avere vari effetti, come vedremo alla fine, ma sempre solo con il limite di una carta per turno proprio o degli avversari. Inoltre non si potranno mai avere più di 5 carte azione in mano. È il momento di piazzare i primi cinghiali. Partendo dal primo giocatore e procedendo in senso orario, ognuno posiziona un cinghiale in un territorio libero del tabellone controllandolo. Questa fase prosegue fino a che tutti i territori sono occupati da un cinghiale. Dopodiché il primo giocatore prende tre cinghiali dalla sua dotazione iniziale e li colloca sui territori che sta già controllando. Può metterli dove preferisce, anche tutti in un solo territorio se vuole. Poi gli altri giocatori fanno lo stesso. Si continua a piazzare cinghiali in questo modo fino all'esaurimento delle dotazioni iniziali. A quel punto inizia il gioco vero e proprio. Un giocatore che ha cinghiali del proprio colore in un territorio controlla quel territorio. Non è possibile che i cinghiali di due giocatori coesistano nello stesso spazio, come vedremo tra poco. Una partita a Mugrugni è divisa in round. All'inizio di ogni round, il primo giocatore scopre e posiziona sul tabellone la prima carta del mazzo eventi, leggendola ad alta voce. Da quel momento, sino alla fine del round, tutti dovranno rispettare le indicazioni riportate sulla carta. In ogni round, i giocatori giocano a turno, partendo dal primo giocatore e proseguendo in senso orario. Il primo giocatore non cambia mai nel corso di tutta la partita. Il turno di un giocatore è diviso in tre fasi: aggiunta nuove forze, battaglie e spostamento di fine turno. Nella prima fase, il giocatore aggiunge una carta azione alla propria mano, prendendola dal suo mazzo. Se possiede già 5 carte, deve prima scartarne una faccia in su in una pila degli scarti e poi pescare. Questa regola vale sempre, ogni volta in cui bisogna pescare carte azione e se ne hanno già 5 in mano. Se il mazzo azione di un giocatore si esaurisce, si rimescolano subito gli scarti, creando un nuovo mazzo. Dopodiché, il giocatore di turno prende obbligatoriamente 3 cinghiali dalla propria riserva, come rinforzi. Potrebbe ottenere altri rinforzi se controlla tutti i territori di una zona colorata, come scritto nel tabellone. Ad esempio, se si controllano tutti i territori della zona rossa, si ottengono 3 cinghiali in più durante questa fase, per un totale quindi di 6 rinforzi. Queste truppe vanno aggiunte subito nei territori già controllati dai propri cinghiali. Una volta completata la prima fase, il giocatore di turno passa alle battaglie. Può decidere se e contro chi effettuare uno o più attacchi.
Il giocatore non è obbligato ad attaccare ogni turno, salvo che sia attiva la carta evento Furia Selvaggia. Si può attaccare attraverso un confine via terra, via mare, via monte o attraverso un guado, sempre se le carte evento permettono di farlo. In fondo al manuale trovate dei chiarimenti su quali territori sono tra loro confinanti. Affinché la battaglia inizi regolarmente, il giocatore di turno deve pronunciare il nome del territorio da cui viene sferrato l'attacco e quello del territorio che lo subirà. Se questo non avviene, il giocatore di turno perde un cinghiale a scelta dell'avversario. Una volta dichiarata la battaglia, l'attaccante decide con quanti cinghiali attaccare, fino a un massimo di 3, e prende un numero di dadi neri corrispondente. Ha l'obbligo di lasciare sempre almeno un cinghiale di presidio su ogni territorio che controlla, quindi non può attaccare partendo da un territorio presidiato da un solo cinghiale. Il difensore può difendersi con quanti cinghiali desidera, ma sempre fino a un massimo di 3, e prende un numero di dadi bianchi corrispondente. A quel punto, e prima di effettuare i lanci, i combattenti devono decidere se usare una carta azione. L'attaccante è il primo a dichiararlo e a giocarla, mettendola nella sua pila degli scarti. Dopodiché la scelta passa al difensore. Ricordate che si può giocare solo una carta azione per turno, proprio o degli avversari. Una volta giocate eventualmente le carte azione, è il momento di lanciare i dadi. I risultati si confrontano avvicinando i dadi in maniera progressiva, dal più alto al più basso. Se il punteggio dell'attaccante è maggiore, il difensore dovrà togliere dal territorio attaccato uno dei suoi cinghiali, rimettendolo nella riserva. In caso contrario, sarà l'attaccante a perdere uno dei suoi cinghiali dal territorio da cui ha dichiarato l'attacco. In caso di valore uguale, vince sempre il difensore. I punteggi non si sommano mai, si confrontano in ordine di grandezza. Ad esempio, in questo caso, l'attaccante e il difensore perdono un cinghiale ciascuno. In questo caso, l'attaccante perde un cinghiale. In questo caso, il difensore perde un cinghiale e gli attacchi in più sono inutili. In quest'ultimo caso, nonostante i 3 attacchi, è il difensore a vincere e l'attaccante perde un cinghiale. Terminato lo scontro, se sono stati eliminati tutti i cinghiali del territorio attaccato, il giocatore di turno lo occupa spostando quante armate reputa necessario dal territorio attaccante, ma sempre ricordando di lasciare almeno un cinghiale come presidio. Il territorio appena occupato è ora sotto il controllo del giocatore di turno e può diventare un nuovo punto di partenza da cui sferrare altri attacchi. Altrimenti, il giocatore di turno può continuare il combattimento e rinnovare la sfida all'avversario, se nel territorio attaccante restano almeno 2 cinghiali. Come abbiamo detto, non si può attaccare da un territorio con un solo cinghiale. Oppure può interrompere la battaglia e iniziarne un'altra. Per ogni territorio conquistato in battaglia, il giocatore di turno guadagna 2 punti. Per tenerne traccia, usate il segnapunti sul tabellone, piazzando e spostando un cinghiale dalla riserva lungo il tracciato. Se si raggiungono i 30 punti in questo modo, lasciate lì il segnalino e usatene un altro, ripartendo dal 2 se fate altri punti. Il giocatore di turno può sfidare uno o più volte tutti i suoi avversari, cercando di soddisfare la propria carta obiettivo. Se riesce a controllare tutti i territori in rosso, lo dichiara mostrando la carta e diventa immediatamente il vincitore. Altrimenti la fase battaglia si esaurisce quando il giocatore di turno dichiara di non voler attaccare più nessun territorio avversario o quando rimane con un solo cinghiale in tutti i suoi territori. Nella terza fase, spostamento di fine turno, il giocatore può effettuare un solo spostamento a sua scelta, spostando quanti cinghiali vuole da un territorio a un altro da lui controllato. I territori possono essere anche non confinanti, ma devono far parte di una serie contigua di territori controllati da quel giocatore. Bisogna sempre comunque lasciare almeno un cinghiale di presidio. Finita questa fase, il turno del giocatore termina. Il giocatore a sinistra svolgerà quindi il proprio turno e così via, fino alla fine del round. Quando il round è completato, il primo giocatore pesca una nuova carta evento che influenzerà il round successivo. Dopodiché si ricomincia un giro di turni seguendo le regole già viste. Se un giocatore rimane senza più neppure un cinghiale sul tabellone, è eliminato dal gioco. Si può vincere anche eliminando tutti gli altri giocatori. Se alla fine del 12° round nessuno ha soddisfatto la propria carta obiettivo, si mischiano nuovamente le carte evento e le si riposiziona sul tabellone a faccia in giù. A ogni nuovo round si continua a girare una carta evento. Se è presente l'icona nera con l'impronta del cinghiale, il round prosegue normalmente. Se l'icona non è presente, il gioco si conclude senza affrontare il round. A quel punto ogni giocatore calcola il suo punteggio. Esso è dato dal valore di tutti i territori controllati presenti nella carta obiettivo, più
più il punteggio acquisito durante il gioco, derivato dalla vittoria nelle battaglie. Chi ha più punti è il vincitore. In caso di pareggio, vince chi controlla più territori a prescindere dagli obiettivi. In caso di ulteriore pareggio, vince chi possiede più cinghiali sul tabellone. Per concludere, vediamo brevemente le carte azione e le carte evento. Le carte zannata e carica bestiale potenziano gli attacchi e vanno giocate nelle battaglie, prima di tirare i dadi. Le carte barricata e scorza dura potenziano le difese e vanno giocate nel turno degli avversari. La carta Pax Suina e Stagione dell'Amore vanno usate all'inizio del proprio turno di gioco, durante la fase aggiunta nuove forze, e anche loro finiscono nella pila degli scarti dopo essere state usate. Le carte evento hanno la priorità su tutte le situazioni di gioco. Il popolamento, l'addestramento e la carta Peste Suina si applicano solo all'inizio del round. Nel caso della Peste Suina, l'effetto non può uccidere l'ultimo cinghiale su un territorio. Le carte Bottino, Furia Selvaggia, Alluvione e Tempesta hanno invece effetto continuato per tutto il round. Se i giocatori lo desiderano, possono ignorare la fine della partita dopo il 12° round e continuare a giocare fino a che qualcuno raggiunge il suo obiettivo o rimane l'ultimo in gioco. Se usate questa variante, ignorate le icone Orma di Cinghiale e rimescolate il mazzo di carte evento ogni volta che si esaurisce. Questo è tutto ciò che vi occorre sapere per giocare a Mugrugni. Naturalmente questo gioco sarà apprezzato molto dai genovesi, perché ci sono moltissimi richiami a Genova, alla mia città. Il tabellone di gioco, le 5 fazioni, le carte, tutto ciò richiama Genova e persino la presenza anche dei cinghiali. A noi genovesi capita spesso di vedere cinghiali per le strade, tant'è vero che loro teoricamente stanno più in collina, ma dalle colline scendono a valle. La presenza dei cinghiali nei nostri quartieri ci fa un po' sorridere, perché rappresenta un po' la realtà. Il gioco riprende delle meccaniche classiche, ma vi troverete di fronte ad alcune aggiunte. Vi concentrerete sulle vostre carte obiettivo, ma non è detto che sia la strada vincente per ottenere più punti, perché infatti potete ottenere punti anche in un altro modo. Potrete fare punti conquistando territori e naturalmente le battaglie non mancheranno. Grazie poi alle carte azione potrete aiutarvi anche nelle battaglie, quindi sia in attacco sia in difesa o semplicemente invocando la Pax Suina per tranquillizzarvi almeno per un turno e non essere attaccati, oppure utilizzando anche la carta Stagione dell'Amore e inserire all'interno del tabellone in un determinato territorio un po' di cinghiali. Grazie poi alle carte evento si creeranno anche delle situazioni particolari, come ad esempio non si potranno sferrare attacchi attraversando i guadi, non si potranno attaccare territori collegati tra loro via mare o via monte, tutta una serie di situazioni quindi che movimenteranno la partita. Per quanto riguarda i materiali di gioco, una nota super positiva va alla presenza di questi cinghialetti, che sono davvero i protagonisti e sono super simpatici, e naturalmente anche alle illustrazioni, perché sono davvero bellissime. In conclusione non posso che consigliare l'acquisto di questo Mugrugni a tutti i genovesi come me. Spero che questo video vi sia utile per imparare a giocare e spero anche che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like. Se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se volete comunque restare sempre aggiornati seguitemi anche su altri social, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e anche TikTok. E con questo vi dico ciao al prossimo video!